Salve a tutti, sono nel comune di Dresano. Allora, rispetto a Melignano, guardate quante centinaia, e anche in fondo, se vedete bene tutti quei paletti bianchi di alberi, mettono qui rispetto alla grande Melignano. Cioè, Dresano è grande come città, non come Melignano. Melignano è molto importante, diciamo, ha una storia antica. A Melignano si usa tagliare le piante e non rimetterle. Qui ogni spazio verde, anche in fondo, piantano alberi, ma anche dentro la città. Farò dei video precisi che dopo le faccio vedere al sindaco. Perché ci sono dei comuni che capiscono che gli alberi non servono per fare ombra, ma per darci l'ossigeno per vivere. Quindi piantano a centinaia, ne stanno piantando a centinaia. Che a Melignano invece li tagliano e poi non li ripiantano perché credono che crescono da soli. Vabbè, questo veramente è una cosa impressionante, ma in molti comuni, in tutti i comuni, e qui sono a 5 km da circa Melignano di là, diciamo. Ecco, poi qui le strade sono fatte bene. È pulita, anche le strade sono pulitissime. Quella non è una centrale atomica, ma è una chiesa. E basta. Comunque, qui da questa parte qui a sinistra, a destra c'è la Dresano, quella antica, questa le villette la più recente, e questa zona è quella degli anni 50, diciamo, ecco. Però è un comune che ci tiene al verde, è molto ben tenuto, molto ben pulito, e c'è la mia città natale, il verde, gli alberi sono ancora considerati, secondo me, solo degli oggetti che servono per fare ombra e basta, e non per darci l'ossigeno per vivere. Questa è la mia considerazione personale. Grazie a tutti della visione e chi era campà. Vabbè, pazienza, farò vedere dei video su Melignano, molti sulla mancanza di verde e su una cosa scandalosa e vergognosa, penosa, di tagliare le piante e non rimetterle, primo. E secondo, ci sono moltissimi spazi verdi come qua, dove mettono gli alberi, dove li mettono, dove li piantano. Quindi mi stanno piantando centinaia. Va bene, grazie della visione e salve a tutti.